dire chiaramente che quello che sta facendo Turchia nel territorio siriano con l'uso della forza, l'uso militare, non rappresenta per niente un modo d'agire dell'Unione Europea che vogliamo. Ha chiamato il Presidente del Parlamento Europeo, ci siamo sentiti con la Presidente del Senato, che la delegazione che doveva andare per una missione rispetto a un protocollo d'intesa che si doveva fermare a Istanbul giovedì non andrà. In questo momento, secondo me, un passaggio fondamentale è dire chiaramente che quello che sta facendo Turchia nel territorio siriano con l'uso della forza, l'uso militare, non rappresenta per niente un modo d'agire dell'Unione Europea che vogliamo. Quell'accoglienza che è stata offerta ai profughi siriani sul territorio turco è un'accoglienza tra l'altro che l'Unione Europea ha pagato a caro prezzo, perché è stata finanziata dall'Unione Europea, e in ogni caso non è assolutamente accettabile. Quindi io confido, come ha ricordato Luigi, ci sarà il Consiglio per gli Affari Esteri lunedì e poi il Consiglio Europeo giovedì e venerdì. Io sono assolutamente fiducioso, come all'interno del governo parliamo una voce sola, così l'Europa saprà parlare con una voce sola e non accetterà ricatti. Quando parliamo oggi di Turchia, quando parliamo della violazione palese del diritto internazionale che la Turchia sta facendo, invadendo parte della Siria, abbiamo deciso che ho chiamato il Presidente del Parlamento Europeo, ci siamo sentiti con la Presidente del Senato, che la delegazione che doveva andare per una missione rispetto a un protocollo d'intesa che si doveva fermare a Istanbul giovedì non andranno, perché bisogna e la delegazione sarà ritirata, perché bisogna sempre dare l'esempio. Noi come movimento abbiamo combattuto le nostre battaglie con due armi: l'esempio e la comunità. L'esempio ci permette di andare veloci, di fare le cose anche da soli, di tagliarci lo stipendio, di rinunciare ai finanziamenti pubblici, di piantare anche un albero nella nostra città o dipingere le strisce pedonali che magari non si vedono più nella nostra città. Ma come comunità noi assieme possiamo fare la differenza. E infatti quando penso al motivo per cui esiste il movimento, credo sia proprio questo: fare la differenza. Grazie.